Benvenuti in questa nuova serie di video tutorial dedicati ad Arcadia 14. Oggi vediamo come poter andare a inserire, una volta definito quello che è il perimetro esterno del mio edificio, come andare a creare quelli che sono i muri interni, i muri divisori. Allora, andiamo sempre dal modulo menu architettura e quindi andiamo a utilizzare muro continuo. In muro continuo possiamo scegliere innanzitutto quello che è il tipo di muro che vogliamo utilizzare, muro da 12 cm, muro personalizzato da noi. Ci sono vari preset di muro. Fatto questo, io posso utilizzare le funzioni, ad esempio, di riferimento. Riferimento in percentuale, riferimento tra due punti, oppure riferimento di un punto di base. Quindi clicco sul riferimento, mi chiede appunto di definire quello che è un riferimento. A questo punto io vado a scegliere quello che è il punto e poi do in basso valore e posso definire quello che è il valore che voglio dare da quel riferimento, da quel punto. Ad esempio, mettiamo 3 metri. A livello d'altezza di 3 metri, lui praticamente mi dà la possibilità di poter andare a costruire quello che è il mio muro. In questo modo io vado man mano a suddividere quelli che sono i vani. Ad esempio, posso utilizzare anche la funzione muro virtuale. Muro virtuale funziona in modo simile come al muro, solo in quel caso mi dà la possibilità di creare delle suddivisioni di muri virtuali che mi permettono quindi solo di suddividere gli ambienti. Ad esempio, io voglio suddividere l'ambiente a metà. Da questo punto a questo punto, quindi vado, ovviamente mi aiuta anche con lo snap centrale e mi permette quindi di andare a creare quello che è un muro virtuale. Quindi andiamo a vedere. Ok, posso utilizzare anche le funzioni F8 ortogonale, in modo che va ortogonale al punto. E quindi ho definito quello che è il muro virtuale. Vedete, mi ha suddiviso la stanza in due parti e quindi mi dà la possibilità adesso di creare i miei ambienti. In questo modo posso suddividere tranquillamente tutte le mie aree dell'appartamento.